start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su Gedonia, perché qualcuno di voi, quando l'avevo portato nel 2020, ha detto: beh, bisognerà vedere tra 2 anni come sarà. Beh, il gioco è uscito a ottobre 2022, ufficialmente. La versione che avevamo provato era 0.101, questa è la 1.2F, quindi post-release, sviluppato da un ragazzo polacco. Avevo detto 2 anni fa, più di 2 anni fa, che poteva essere una sorta di uno Zelda per PC. Qualcuno poi aveva detto non ha nulla in comune con Zelda, insomma lo proviamo insieme. Vi avevo citato la scorsa volta le modalità di test arena e di dungeon. Iniziamo una nuova partita, lo vediamo al volo, poi se eventualmente dovesse piacervi lo teniamo in considerazione magari per una serata live. L'omino mi va benissimo, il nome è già giusto. Andiamo avanti, qua possiamo scegliere se potenziare l'agilità, l'intelletto, il carisma e le varie icone qui, no, le stat, ok. Praticamente qua ci viene detto se possiamo usare l'armatura di pelle o meno, se possiamo craftare o no. Non possiamo schivare, possiamo sprintare, insomma io svilupperei l'intelletto e ci sblocca anche questo. Possiamo usare magica, la forza potenziandola non cambierebbe assolutamente nulla, se la togliamo invece non ci fa indossare neanche la leather armor. Se potenziamo questo possiamo schivare e mi piace. Il carisma invece ci permette di aumentare, di avere il numero di companion disponibili. Se lo aumentiamo ne abbiamo 2. No, molto interessante questa cosa, ma voglio potenziare ulteriormente l'agility, così possiamo usare le doppie lame. Vabbè, lo iniziamo un po' così, insomma, vediamo come va. Possiamo costruire anche le case, tra l'altro, perché è uscito un messaggio, vabbè. Ho visto una caverna in cima alla nostra montagna, ho uno strano feeling che mi dice che di andare lì. Interessante, stiamo parlando con lo zio. Quando mi hai detto la verità sui miei genitori, insomma, non l'ha avuto uno stravolgimento. Posso dirti quello che già so. Ti ho trovato come una ragazza davanti alla mia porta, come un bimbo piccolo, insomma. Ho visto una donna in lontananza, ma era lontana. Ascolta ragazzo, devi finalmente scoprire la verità. Se hai bisogno di andarci, scala la montagna e vai a vedere quella grotta. Il gioco in inglese. Non ci sono molte speranze. Vediamo anche graficamente, perché mi sembra molto migliorato rispetto a 2 anni fa. Poi non ho sempre la possibilità di fare questi video perché i giochi ne faccio tantissimi e poi non mi ricordo. Insomma, alcuni me li segnalate voi, però altri mi sfuggono, però questo qui mi ricordo che avevo segnato di riguardarlo. E poi non è una meraviglia graficamente, però insomma si difende rispetto anche a quello che avevamo visto. Devo vedere se posso eliminare questa nebbiolina che mi infastidisce, però potrebbe essere anche un espediente per non caricare troppo il PC, insomma la grafica. Andiamo, siamo in questo villaggetto, si parte da qui. Qualcuno aveva detto anche che c'erano delle icone simili a quelle di World of Warcraft, e diamo un'occhiata anche a quello. Lo screen è molto bello. No, mi piace che prima è uscito questo tip, questo consiglio che diceva se costruisci le case, però sarà da capire. Però mi conforta sapere che il gioco è completo e non costa niente, cioè costa 12,50€, quindi interagisci con le persone premendo F, impara abilità premendo B e trascinandole nel pannello. In effetti sì, sembra quella di World of Warcraft. Fai switch alla arma secondaria col tasto in mezzo al mouse. Quindi io posso togliere le armi, posso togliere l'arco e va bene. Ma se volessi toglierle del tutto le armi? Vabbè. Allora, diamo un'occhiata un attimo solo alla grafica, se c'è modo di Very High, Grass, High, Extra. Molto bene. E Key Bending. Jump, Inventory, Autorun, Numlock come i classici giochi di ruolo online, Holster Z, non so cosa voglio dire, Reputation N,
ZN da provare, Companion Control V, però non ce l'ho. Z è Holster MTV, ok. N sono le fazioni, quindi c'è la Gilda dei Guerrieri che possiamo fare join, l'Accademia di Magia, i Barbari, il monastero. Se volessi fare join, sei sicuro di voler joinare questa fazione? Diventerà nemico di tutte le fazioni opposte. No, meglio rimanere neutrali. Banditi, posso unirmi anche ai banditi? Incredibile. Sears, che non so cosa siano, no, quelli sono. Boh, negromanti. Va bene. Allora, siamo qui, non sappiamo cosa dobbiamo fare. Col tasto J, come in tutti i giochi, si attivano le varie quests. Parlava di andare in cima a una montagna. Con la M vediamo la mappa, molto carina. Queste sono le rovine. Qui c'è la story mission e qui c'è una quest available. Vediamo cosa c'è. Molto carino, c'è anche il cavallo quando avevamo visto. Vediamo questo tizio cosa vuole. Graficamente è molto bello, molto carino, molto shader. Questo è Mr. Alton, neutrale, umanoide, livello 1. Mr. Alton, volevo chiedere se potessi darmi il tuo cavallo, Spirit. Devo viaggiare presto. Oh, non so. A proposito di questo, non posso dartelo così. Lo uso per i miei affari di casa ogni giorno. Due carisma. Abbiamo due carisma. Ho bisogno del cavallo. Vedi, non solo Spirit è molto utile per me, mi piace veramente tanto. Mi piacciono tutti i miei cavalli e non posso darlo a qualcuno che potrebbe trattarlo male. Con 40 gold glielo pagherei, ma non posso. Facciamo un test e vediamo. Credo che possa funzionare. Ok. Fine away. Okay, bellissimo questo. Praticamente gli ho detto, vabbè, fammi vedere cosa sai fare, insomma. Check this item. Beh, prima che tu approcci il cavallo hai bisogno di prepararti. Ricorda che Spirit gli piace qualcosa di dolce. Forse qualcosa che puoi comprare come zucchero al market. Ok. Allora, vediamo col tasto I. L'inventario, le icone sono molto simili a quelle di Warcraft, ma va bene. Allora, possiamo comprare dello zucchero. Allora, questa è la rotolata che potevamo fare solo se avevamo quella skill. Mi piacerebbe sapere dov'è il market. La corsa con lo shift. Vediamo, qua c'è un market, vediamo se qualcuno vende dello zucchero. Signora. My, what a lovely day. I've got the selection you've been Sugar. looking for. Fammene comprare due, dai. Ok, arrivederci, grazie. Devo invertire i tasti della rotolata perché è fastidioso il correre con il control. Va bene, vediamo, dai. Check this item. Ok. Glielo ho dato lo zucchero, sì. Gliene do ancora, dai. Ok. Vediamo, adesso gli parlo di nuovo lui. So you see? Oh, va bene, va bene. Sembra che tu gli piaccia molto, non posso, se mi dai 10 gold. Ma non era il nostro accordo, sei un avido. Non avevamo alcun accordo, ho solo. Ok. I screw you? No! Ma no! Ma no! Ma non voglio combatterlo! Come osi? Ma che cosa stiamo facendo? Non lo ucciderà, spero. Il povero omino qui. Dopo che hai ucciso Mr. Alter, hai preso il tuo. Ok. Mannaggia me. Posso summonarlo col tasto V.
Ma ci siamo già macchiati di un crimine terribile, mannaggia. Vabbè, mi è messa malissimo la cosa. Però carina sta cosa. Vediamo un attimo se cambiando arma possiamo colpire la guardia. Ok, no, se n'è andato. Perfetto, allora. Perfetto un bel niente perché... Allora, col tasto 8. Ok, abbiamo chiamato il cavallo. Adesso... Mi dispiace perché abbiamo ucciso il padrone e non mi dava altra scelta. Probabilmente ci siamo arrabbiati, ci siamo fatti prendere molto male. Allora, vediamo un po'. Col tasto N vediamo se abbiamo perso qualcosina. Vabbè, col tasto C abbiamo il nostro personaggio con tutte le statistiche, l'equipaggiamento. Sì, le icone sembrano molto quelle di Warcraft. L'inventario l'abbiamo visto, le B sono le skills, che sono queste, sono veramente tante. Abbiamo skill points, quindi possiamo prendere magia arcana. Mamma mia, quanta roba che c'è in sto gioco. Che spettacolo. Praticamente Elemental Magic, vediamo se c'è qualcosa di necromanzia. Dark Magic. Powerful Skeletons, ma non è qui. Raise Skeleton, posso prenderlo? Not an out skill. L'evocazione richiede 5 punti per impararla. Vabbè, molto interessante. Ma voglio continuare a vedere. Alchimia. Ma pensa a te. Cioè, praticamente noi diamo un punto. Ah, ma vuoi vedere che... Aspetta un po'. Dark Magic. Ah, dobbiamo dare un punto qui. Ok. Ok, qui possiamo prendere questa abilità qui. Raise Skeleton. Quindi praticamente la trasciniamo qui sul tasto Q e possiamo evocare gli scheletri. Ma quanta roba! Perché praticamente qua abbiamo modo di fare tutto il crafting: cooking, enchanting, alchemy, tailoring, blacksmithing, leather working, archery, defense, banditry. Banditry cos'è? Multistab, la distrazione, lo stealth. Ragazzi, potrebbe essere anche un giocone, dico la verità. Va bene, abbiamo fatto questo. Boom, siamo a cavallo. Adesso io non so se, adesso che abbiamo ucciso il tizio lì, il poveretto, ci verremo attaccati a vista. Salve. Cioè, abbiamo ucciso il tipo della stalla. Adesso voglio capire come faccio a scendere. Ma possiamo attaccare anche da cavallo, che non è una cosa così banale, eh? In realtà. No, forse no, non possiamo. Vabbè, non so come si scende da cavallo. Ok, tenendo premuto, perfetto. Allora, questa qua è la casa del tizio. Abbiamo un altro cavallo qua, che non possiamo prendere. Mi dispiace per quello che ho fatto, perché non è il mio modo di giocare, però va bene. Allora, diamo un'occhiata. Cioè, tra l'altro non possiamo neanche lanciarla questa abilità perché se io scendo non me la dà disponibile. Come mai? Vediamo un po'. B. Dark Magic. Se io lo metto qui. Ok, Q. Sì, forse è meglio allontanarsi il più possibile da questo tizio perché ci sta facendo molto male. E hanno anche fatto a pezzi il nostro scheletro. Ma voglio capire se ci dà qualche malus o qualcosa. Non so adesso se in realtà ci sia possibilità di andare a comprare qualche casa o così. Non lo so, devo informarmi. Sarà una bella avventura a esplorare questo gioco. Qua c'è un fabbro, diamo un'occhiata anche a lui. L'inglese mi sembra piuttosto comprensibile, quindi mostrami che cosa hai in vendita. No, va bene, non mi interessa. Abbiamo un pozzo. Check this item. Diamo un'occhiata anche magari ai tasti.
Per vedere se c'è qualche cosa che mi è sfuggito. Escape menu. Skill Autorun, secondo l'avevamo già visto prima, ma c'è il Quick Save e il Quick Load, molto bello. Il focus è il tab. Reputazioni. No, non credo ci sia nessun control screen. Ok, si può giocare anche col pad, giustamente. Basta, andiamo avanti. Poi magari ho letto male io e non si possono comprare. Vabbè, l'acqua è un po' quello che è, insomma. Almeno la cascata, sapete che io sono sensibile alle cascate. No, non è molto bella, insomma. Ma vediamo. Le montagne. Siamo arrivati alla grotta famosa. Scendiamo. Mi dispiace, sensi di colpa io per quello che è successo qua. Comunque andiamo a vedere la grotta. While building a house, you can click a huge golden. Ok, sì, possiamo costruire una casa. Vabbè, siamo entrati. Questo è un posto davvero interessante, ma nasconderà dei nemici, credo. Quindi andiamo avanti con la M. Interessante. Allora, M è la world map. È molto interessante questa cosa perché ci dà anche il livello richiesto. Quindi noi siamo qui attualmente sulle montagne e questa è tutta la mappa e ci porterà fino alla foresta incantata, 30-40 livello. Poi abbiamo le Darkland dal 40 5 al 50, molto bello, molto 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 bello, perché qua abbiamo la show quest e qua le location explored, quindi qua praticamente vediamo tutte le quest e qua abbiamo la città principale. Ma vi dico la verità, mi sembra che è sviluppato molto bene questo gioco. Era promettente all'inizio, c'erano mille dubbi, ma secondo me è Time will come. The cycle will start again. Due dei torneranno e due figli saranno il suo premio. E il combattimento eterno ricomincerà. Che è successo? Scusami, ma se metto via, mi fa fare qualcosa? Main story, ok, è cominciata questa cosa qui e ritorno al villaggio allora. Praticamente abbiamo avuto questa rivelazione. Cioè, non lo so, mi sembra sorprendente per essere un indie. Soprattutto se poi si potranno costruire case, costruire il crafting, c'è, ci sono tutte le abilità. Gedonia non è assolutamente male. Allora, cavallo col tasto 8. Poi potremmo avere anche i companion. Adesso io non ho dovuto evocare nulla, quindi possiamo evocare anche da cavallo i nostri minions, sì. Beh, siamo dei maghi oscuri a sto punto perché abbiamo ucciso un tizio. Adesso voglio vedere se è respawnato perché non mi dispiacerebbe. Allora, bisogna andare qui. Allora, fammi scendere. Start Uncle John. Vai. No, dov'è l'Uncle John? Dice di andare qui. Start a story mission. Ok. Zio, c'è una caverna in cima alla montagna. C'era una caverna. Sei già tornato? Cosa hai trovato? Non sono sicuro. Ho visto alcune figure nella nebbia, alcune rune che erano scritte in un antico linguaggio e una voce. Ha detto qualcosa a proposito di un ciclo e dei combattimenti di guerrieri. Che cosa significa tutto questo? Vorrei essere in grado di spiegartelo, ma vorresti saperlo davvero? Posso conoscere, dovrei conoscere l'uomo che può aiutarti, il suo nome è Ernest.
Lui non partecipa più a nessuna ricerca, vive nella casa vicino al Golden. Non ho letto in tempo, grazie zio, ci andrò immediatamente. Non potrebbe non essere una buona idea, la strada potrebbe essere pericolosa e potresti aver bisogno di un cavallo, da Mr. Alton. Ma Mr. Alton è morto. Non so come. Ma quello che dà i cavalli non stava tanto bene l'ultima volta che l'ho visto. Va bene, andiamo a vedere. Cioè, o che ho letto male, si parlava di horse e non di house, non lo so, però bisogna andare dal tizio lì. Vabbè, direi che il viaggio qui è molto intrigante, soprattutto perché si può raccogliere. Si possono raccogliere cose. Attenzione. Ah, questo è sempre il mio omino. Gather wild berries. Take all. Molto bene. Andiamo avanti di nuovo. Abbiamo raccolto roba. Poi, vabbè, oddio, il mondo di gioco si vede che non è. Cioè, deriva da un indie, insomma. Però. No, bisogna andare di là, credo. Questa nebbiolina che mi dà parecchio fastidio. Comunque bisogna andare di là e credo che sia giusta la strada da qui perché dovrebbe esserci un passo da questa parte. Non lo so, come stile di gioco, come nicchia di prodotto, a me viene da pensare a quando uscì Kingdoms of Amalur. Adesso non voglio offendere nessuno. Però anche quello sembrava un giochino così ed effettivamente poi invece era tutt'altro, era un bel prodotto e lo è ancora tuttora con la remaster. Poi vabbè, questo può aprire spazi a dibattiti vari in proposito. Comunque è un indie e si vede perché tutto bellino, poi arrivi alla montagna, magari un po' più slavata la texture, ma avercene giochi così. Confermo con chi diceva che con Zelda non ha in comune nulla, perché secondo me, visto come gioco di ruolo, Zelda non è un gioco di ruolo e quindi da questo aspetto è molto meglio. Mi seguono i lupi. Ma vabbè, c'è il save, quindi presumo che. Quanti mostri! E se saltassi? Molto alto. Ok, no, non si è fatto niente. Bene, bella sta casina qui. Bello tutto il coso qui, ma dobbiamo scendere. Start Story Mission. Però adesso è bello, ha senso giocarci perché è completo. Quindi la storia è completa, non è più un esperimento come prima. Benvenuto. Quali sono i tuoi affari che ti portano qui? Sono un po' occupato, quindi parla velocemente. Sei tu Ernest Hoffner, signore? Sì, sono io, l'unico e il solo in tutto il regno. Cosa ti porta qui? Beh, ho una strana storia da raccontarti. Ho avuto una visione, strane figure che combattono, una scritta in una strana lingua che illuminavano il cielo e una voce di un uomo che mi raccontava a proposito del ciclo degli dèi. Insomma, molto, molto particolare. Questo qua parla. Siamo tutti interessati ad ascoltare i tuoi sogni e fantasie, vero? Esci di qui, sognatore. Qui, Anna, dai, non trattare i visitatori in questo modo. Tu crederai a qualsiasi cosa, strana storia, pazza storia che senti. Calmati, per favore. Ascolta, puoi scrivere alcune delle rune che tu hai visto su questo foglio? Posso provare? Qui. Queste sono le rune di Vofla dell'era finale. Wianna, puoi riesci a vederle? Puoi vederle? Oh, dei. Mi troverete fuori. È la mia assistente. Non pensare a lei. È una brava ragazza. Solo che non crede molto, non ha molta fiducia negli estranei. Ora, dimmi tutto. Bene. E gli abbiamo raccontato tutto.
Queste rune nel contesto significano fuoco, non calore, credo voglio dire calore. Il mondo è postato sul fuoco, non suona molto bene. Non è molto, ma sembra una premonizione per un grande, enorme cataclisma che sta per accadere. Quando? Non lo so, questi... è doppiato anche carino, bello... questi numeri sono confusi. La data di del sistema Vofla non è stata ben ricercata. Che cosa vuol dire? Fammi pensare. La Lega degli Esploratori potrebbe essere in grado di aiutarti. Il loro campo qua vicino al bordo della Foresta Dorata è al deserto. Vai là a chiederglielo. Va bene, andiamo a chiederglielo. E da natura indie si vede bene perché il gioco ha degli alti e bassi, insomma, ecco, graficamente. Ma mi ispira tantissimo perché ha questo bel sistema di inventario di talenti, potete fare veramente tutto. Con questo stamboide, sì. Precisamente, il campo vicino al deserto. Ok, adesso abbiamo un compagno che ci seguirà e ci darà una mano. Quindi avremo anche il menu per il controllo del... Posso prendermi cura di me? Non discutere. È tempo ora. Qualcuno ha bisogno di fare alcune cose. Bene, cosa? Va bene, dai. Andiamo a vedere. Quindi praticamente abbiamo un compagno, credo. No, al momento no. Nel senso che, vabbè, adesso qua la storia continuerà, noi possiamo fare un bel save game. Ragazzi, questa era Gedonia. Fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate. Ora qui mi chiede livello 8, quindi dovrò livellare un pochino, fare qualche quest in giro. Ma sarà molto, molto, molto interessante. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo, diciamo, gioco che avevamo già portato più di 2 anni fa e ora vediamo completo, anzi, più che completo perché sono state rilasciate 2 patch grosse dopo l'uscita del gioco che hanno aggiunto cose. 12,49€, 12,99€, comunque sia uno che l'altro sono dei prezzacci per quello che il gioco ha da offrire. Fatemi sapere e alla prossima. Ciao ciao!